Ciao a tutti e bentrovati a Tell Me Wine, l'appuntamento settimanale in cui scopriamo assieme un vino alla Cantina del Cervo, ovvero con un occhio all'origine e un altro alle sensazioni che trasmette. Oggi tocca al Rosso del Cervo Fermo. Questo è un grande classico perché è una proposta proprio nota, infatti è il classico taglio bordolese. Che cosa significa taglio bordolese? Allora, il taglio significa quando vengono assemblati uno o più tipologie di vino. Il taglio bordolese quindi è un assemblaggio di due specifici tipi di vino, quindi Merlot e Cabernet Sauvignon. È proprio tipico bordolese perché ovviamente la prima zona in cui è stato fatto è la Borgogna, ma essendo entrambi due vitigni internazionali, praticamente in tutto il mondo esistono i tagli bordolesi. Di base, diciamo, il Merlot porta i tannini un po' più morbidi e il sapore un po' più elegante, mentre il Cabernet Sauvignon porta un sapore un po' più primitivo e i profumi, più alcuni tannini leggermente più selvaggi. Poi, appunto, come sempre diciamo, quando abbiamo a che fare con i vitigni internazionali conta tantissimo la zona di provenienza, perché appunto una delle loro caratteristiche è che prendono soprattutto dal territorio. In questo caso parliamo sempre della zona del Veneto, quindi avremo un vino, tutto questo, che risulterà un po' più morbido. Bene, ci siamo già dilungati, andiamo alla degustazione. Allora, è un 11 gradi, quindi è un vino non esageratamente forte. La proposta è con una tappatura in silicone, perché questo vino appunto non deve respirare e, come si può notare, abbiamo dato anche un occhio all'estetica del prodotto. Allora, abbiamo un colore che è un rosso intenso, comunque che lascia passare la luce con alcuni riflessi violacei, molto gradevole. Al naso non è particolarmente intenso, si trovano alcune note proprio leggermente agrumate, un po' floreali, ma buono, piacevole, ma niente di particolare. Come sapore è proprio bello fresco, non è amabile, ma si riscontra un morbido, si trova un po' di albicocca, un po' di fragola, senza però appunto cadere nel dolce. Ha una persistenza in bocca e lascia un retrogusto leggermente agrumato, che dà proprio un sapore bello dissetante. Questo è un vino, appunto, come dicevamo, da 11 gradi, si presta molto a questo periodo qua primaverile, perché appunto accompagna molto bene i piatti freschi, quindi già magari alcune insalate, anche dei primi un po' magari la classica pasta al pomodoro, e è un po', si presta proprio tutto, anche alcuni pesci comunque potrebbe andare bene. Vi ricordo che lo potete trovare sempre nei nostri negozi, sia a Cervo Maggiore che a Venegono Inferiore, e sul sito internet. Vi lascio tutte le info in descrizione. Io vi ricordo che il vino è un'esperienza da condividere e quindi aspettiamo sempre le vostre esperienze con il vino e soprattutto le occasioni in cui lo consumate. Io ho finito, vi ringrazio di essere arrivati fino a qua e alla prossima. Ciao a tutti!